show. Hi, join the party. Yeah. Allora, se state un pochino calmi, parleremo un po' con i Duran Duran. You can't say that the Italian fans are so full of love for you. Gli ho detto che non si possono lamentare dell'amore che ha da parte delle fans italiane. Is that true? I should say so. Look what we've got happening over here today. Ha detto che la cosa più bella che potesse capitare loro, e lui dice, è che voi ragazze gli date l'amore più grande del mondo. Sono molto carini. Allora, vorrei cominciare a chiedere a John Taylor una cosa. Voi non sapete forse che John Taylor è collezionista di automobili. That you collect cars. Have you got the Aston Martin of James Bond pictures? Yes. Allora, ha detto una notizia che ho letto su un giornale, che lui possiede la Aston Martin di James Bond, ma lui mi ha detto veramente... We like Ferraris these days. Ha detto sì, che non la possiede, ma soprattutto lui ama la Ferrari, essendo una macchina ovviamente più potente e più amata. In, for example, adesso gli vorrei fare una domanda un pochino più seria. Oh, c'è silenzio. Chiederò a John in che cosa lui crede soprattutto nella sua vita. John, in what do you believe in life? Oh, I think should have a good time and I believe in just good, I don't know, good karma. Don't treat people badly and you'll get a good life yourself. You make your own luck. Ha detto così che per essere felici nella vita, per comunque per avere se non altro serenità, l'importante è essere felici con se stessi, essere soddisfatti di se stessi e quindi dare agli altri una maggiore, diciamo così, felicità. Voi siete tutti soddisfatti di come siete voi personalmente nella vita, ragazzi? Beh, I asked them if they love themselves, if they like themselves, but they love you. No, but they'll like themselves better later on. Ha detto così che dovete amare più voi stessi che John. Lui è molto modesto. No, they want to love you. I mean, John, have you got a sense of humor? Gli ho chiesto se lui è un uomo spiritoso. I got a sense of humor? None whatsoever. No. Non ha senso dell'umorismo. I can't. Well. It's hiding in my pocket. Ha detto che lui ce l'ha ed è nascosto in una tasca. Now I'm gonna ask you a question that these girls gave me before. Gli chiederò una cosa nelle domande che mi avete preparato prima nei vostri bigliettini. Adesso la vado a cercare. For example, gli chiederò se lui tiene tutti questi cuoricini, insomma tutti i regali che voi fate, se li tengono o se li buttano via. Adesso lo domando a John. Do you keep or do you throw away the presents you get from your fans? Yeah, we don't throw any of them away. I mean, a lot we give to hospitals and we give to you know, children. That's what we do with a lot because we obviously get so many. But we keep special ones. You know. Che carino! Sapete cosa ha detto che fa dei giocattoli, dei pupazzetti di peluche che voi regalate loro? Alcuni li tengono, ma altri li danno a degli ospedali per i bambini perché ne hanno così tanti in tutto il mondo. Well, we'd be able to open a chain of stores if we were to keep them all. Se loro li tenessero tutti, dovrebbero fare una catena di negozi perché ne hanno certamente troppi. Thanks, John. I go to see Nick. Oh.